Una delle novità di Bentley a questo Salone di Ginevra 2017 è la EXP12, che rappresenta il concept che poi, così ci hanno detto, andrà probabilmente a rappresentare tutte le particolarità stilistiche che vedremo sulla prossima Continental GT. È un veicolo completamente elettrico che Bentley ha utilizzato e utilizzerà per avere dei feedback, dei riscontri dei propri clienti e per capire come potrebbero volere un'auto del futuro. Quindi in questo modo vengono qui, presentano la loro idea e si aspettano di avere delle risposte dai clienti, insomma, per andare anche un pochino più a colpo sicuro. Lo potete notare direttamente da voi stessi, non ci sono gli specchietti laterali, la maniglia è nascosta nella portiera e tutto questo indica un elevato livello di tecnologia che comunque non è poi così lontano dall'applicazione nella vita reale, ma soprattutto guardate come può essere libera la fiancata da qualsiasi impedimento visivo, prese d'aria nella parte inferiore della fiancata e soprattutto una bella bandiera, una Union Jack che ci ricorda che questa è espressione insomma dell'artigianalità inglese. Lo potremmo definire colpo di coda di Bentley, soprattutto della sua Continental GT. Questa nuova Super Sports debutta a Ginevra con un motore infinito W12, quindi 12 cilindri con doppio turbo. In questo caso la turbina ha la potenza, anzi la grandezza di una casa, evidentemente 80 cavalli in più per un sistema di raffreddamento anche migliorato, il totale arriva a 700 cavalli, soprattutto 1017 Nm di coppia massima. Già nel 2009 Bentley ha utilizzato sempre per la sua Continental GT il brand Super Sports, in questo caso lo possiamo vedere nella versione convertible, quindi senza tetto. Largo utilizzo di fibra di carbonio, enormi cerchi che in questo caso sono da 21 pollici, che fanno impressione, sono delle pinze, freno incredibile, una pista del disco freno che è pazzesca. È veramente difficile vedere una cosa del genere su un'auto di serie, ma soprattutto è comprensibile visto l'enormità del peso di quest'auto. 3,9 secondi per questa versione convertible, la coupé invece impiega 3,5 secondi per andare da 0 a 100 km orari, qui 330 km orari di velocità massima, 336 invece per la coupé. Interessante l'utilizzo del torque vectoring che permette di inviare la coppia alla ruota che ha più trazione in quel momento, un sistema di trazione intelligente che è basato sulla trazione integrale di Bentley. Cambio 8 rapporti ZF abbinato, come vi ho detto, al propulsore 6 litri da 12 cilindri W.